Ho paura di suonare in pubblico. Ti sei mai detto questa frase? Io sono Cristina Cavalli e sono una pianista e un'insegnante di pianoforte e in questa parte del mio canale parlo di pianoforte, di musica, ma anche di tutto quello che ci gira un po' intorno. Se ti piacciono questi temi, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato ogni volta che uscirà un nuovo video. Se anche tu vorresti sentirti meglio quando sali sul palcoscenico, ma ti ritrovi con la paura di suonare in pubblico, stai con me fino alla fine del video perché ti darò qualche strumento molto utile. La paura di suonare in pubblico è un altro tema di cui si parla poco, eppure tutti prima o poi si trovano a suonare in pubblico, a sentire almeno un po' di ansia da prestazione e ad aver magari paura di suonare davanti agli altri e di non riuscire a vincere l'emozione di suonare. In cosa si traduce in pratica la paura di suonare in pubblico? Si traduce sia in sintomi che si possono definire come cognitivi, che influenzano la sfera mentale, che in veri e propri sintomi fisici. Quali sono i sintomi fisici più evidenti? Uno dei più comuni è quello che fa mettere i guantini, per esempio, a tanti pianisti prima di suonare. Anche io sono stata colpevole in passato. Le mani fredde. Le mani fredde anche ad agosto, anche con 40 gradi, che non riescono a scaldarsi per nessun motivo. La paura di suonare fa accelerare il battito cardiaco, fa battere più forte il cuore. La paura di suonare accorcia il respiro, può far venire le cosiddette farfalle nello stomaco. La paura di suonare può anche farti venire la bocca secca improvvisamente e certamente contribuisce ad aumentare la tensione muscolare. Credo che almeno qualcuno di questi sintomi fisici lo abbiamo provato tutti, prima o poi. E non sono in realtà nemmeno la cosa peggiore, perché a dirla tutta, i sintomi davvero più sabotanti della paura di suonare in pubblico sono quelli cognitivi. La paura di fare errori e di avere magari i tanto temuti vuoti di memoria. Quello che a me ha sempre spaventato di più è la confusione mentale, la fatica di mantenere un pensiero chiaro, fluido e lineare. Un altro elemento fortemente sabotante è il dialogo interno. Cos'è il dialogo interno? È quel discorso che fai con te stesso continuamente, il più delle volte criticandoti. Ed è un discorso che inizia senza che tu lo voglia, senza che nemmeno tu te ne accorga. È come se iniziassi a parlare con te stesso commentando quello che fai, quello che sta per arrivare, quello che magari è venuto male e cosa il pubblico, i tuoi insegnanti o le persone che conosci o non conosci diranno di te. Questo dialogo interno spesso quando suoni in pubblico è orientato al negativo, ma è comunque di troppo in generale quando suoni in pubblico. Non è particolarmente produttivo nemmeno parlare in positivo con te stesso e dire a te stesso a mano che cosa devi fare, perché ti distrae dall'unica cosa in cui dovresti in realtà stare immerso, cioè quello che stai realmente facendo in quel momento, cioè suonare. L'ansia da prestazione legata a questi momenti ti può addirittura portare ad essere irritabile, suscettibile o di malumore i giorni in cui devi suonare o addirittura in certi casi da un po' di tempo prima. A mano che si avvicina la data dell'esibizione, il tuo stato inevitabilmente peggiora. Anche se la tua preparazione è molto buona, certamente percepirai qualcosa di questa rosa di sintomi da emozione. Però è anche vero che se curi certi aspetti anche in fase di studio e in maniera cosciente, questi sintomi possono diminuire veramente tanto. A volte si dice, si crede e si vuol far credere che la paura di suonare in pubblico con il tempo migliori, che arriverà un momento in cui non sentirai più niente di tutto quello che ho appena elencato e suonerai con perfetta disinvoltura senza più nemmeno pensare a qualcuno di questi sintomi. Ecco, in realtà la brutta notizia è che non è esattamente così che funziona. Al di là del fatto che ogni volta che si suona è un fatto diverso, cambia quello che suoniamo, cambia il luogo dove suoniamo, cambia lo strumento nel caso dei pianisti, cambiano le circostanze, cambia il pubblico e soprattutto possiamo cambiare noi. Noi non siamo sempre uguali nelle nostre giornate ed è perfettamente naturale che questo movimento si trasmetta anche alle nostre esibizioni pubbliche. Questo senza nemmeno parlare del fatto che in realtà quando si cresce non si è più studenti di conservatorio o studenti in ogni caso o giovanissimi musicisti, ma si inizia a diventare ad essere considerati giustamente dei professionisti.
Il tipo di tensione cambia di spessore e di intensità. Ci sono delle aspettative, aspettative che ha il pubblico verso di te, che hanno magari gli organizzatori del concerto, che hanno i tuoi agenti o i tuoi manager se ci sono, che hanno le persone che conosci e soprattutto che hai tu su te stesso, te stessa. Non è la stessa cosa, è lo stesso tipo di tensione fare un saggio in conservatorio e fare un concerto poi da professionisti. A volte si scherza tra noi dicendo sì, mi hanno pagato, devo suonare bene. È vero in un certo senso. Se vado ad ascoltare degli studenti che mi offrono i risultati del loro studio, ogni cosa è in teoria benvenuta. Chiaro che lo studente sente comunque una grande tensione e sente comunque una responsabilità, ci mancherebbe altro. Però non è la stessa responsabilità che salire sul palcoscenico e sapere che il pubblico ha pagato un biglietto, magari neanche troppo economico, per venire ad ascoltare quello che tu stai per fare, che riceverai o hai ricevuto un cachet per la tua prestazione. Insomma, pare proprio che certe cose non possano accadere o quantomeno non possano scendere sotto un certo livello. È un fatto a volte particolarmente crudele perché quando stiamo studiando, stiamo preparando quel programma che ci piace così tanto, sognando anche il momento in cui finalmente potremo portare al pubblico quella musica, potremo salire su quel palcoscenico, suonare su quello strumento, su quel pianoforte, magari bellissimo. Poi, poco a poco che si avvicina la data, inizia ad essere sottesa una sensazione di lieve disagio e diventa un misto tra l'eccitazione e la voglia di fare il concerto, di suonare quelle cose stupende e il timore di non farlo come abbiamo sognato di farlo. Rispondo alla domanda implicita. Certo che io provo la tensione di suonare in pubblico, tutti la proviamo e le situazioni che ho vissuto sono state le più variegate, da volte in cui effettivamente me la sono passata abbastanza male, a volte in cui invece me la sono passata molto molto bene. Però il fatto dell'emozione è stato qualcosa di costante, di diversificato a seconda della situazione, però comunque di costante. Sfatiamo un'altra illusione in più che coltiviamo un po' tutti, cioè il fatto che con l'abitudine, non solo con il tempo, come ho detto prima, ma con l'abitudine, quindi con l'arrivare a suonare molto spesso in pubblico, la tensione diminuisca. Questo in parte è vero, certamente. Io ricordo che qualche anno fa, nel giro di 2 settimane più o meno, feci 8 concerti, tutti in sale importanti e ovviamente, certo, è accaduto che al concerto numero 5, 6, 7, 8 la tensione andasse scemando, è perfettamente naturale, fino a non esserci quasi più. E anche io avevo innocentemente coltivato l'illusione che il tema fosse superato definitivamente, perché dicevo, bene, adesso che finalmente ho sperimentato che dopo 7-8 concerti arrivo a suonare perfettamente tranquilla già dall'inizio, il problema è risolto, sono la ragazza più felice del mondo. Invece non è stato esattamente così. Nel momento in cui passa un certo lasso di tempo in cui non suoni più in pubblico, anche se hai suonato tantissimo prima, quelle sensazioni ritornano, non ti abbandonano mai. E in realtà io penso anche che sia giusto così. Perché? Perché ci deve essere questa emozione e mi spiegherò meglio più tardi. Voglio condividere con voi un momento che per me è stato uno dei più belli, certamente, e anche uno dei più emozionanti di tutta la mia carriera finora. Era il 2015, io mi trovavo in Cina, per la precisione a Shanghai, ero in tournée, avevo credo il terzo o il quarto concerto, mi sembra il terzo di quella serie di concerti di cui ho appena parlato poco fa e debuttavo niente meno che a Shanghai Symphony Hall. Naturalmente la sala l'avevo vista mesi prima da internet, ci avevo sognato sopra tantissimo, ero stata immensamente contenta di poter finalmente fare un concerto lì, non mi sembrava vero. E io studiando sognavo questo momento, non vedevo l'ora che arrivasse e di poter salire su quel palcoscenico con quel pubblico sconfinato davanti. Era un'emozione immensa solamente il pensarlo, solo guardando una foto dal mio computer. Sono arrivata a Shanghai una sera in cui pioveva a dirotto, tardissimo e ovviamente stanchissima perché avevo sulle spalle spostamenti, treni, aerei, sveglie a orari improbabili, jet lag che non era ancora passato, più la tensione e la responsabilità di dover debuttare lì dentro e la mia manager che in macchina mi diceva "You have to play very well here, right? You have to do it well." E io facevo una faccia
molto sicura, come dire, ma certo, ma che cosa mi dici? Normale. Però in realtà confesso che ovviamente, come è facile immaginare, no, non me la vivevo proprio con serenità, ecco. La mattina dopo, potendo stare a Shanghai solo praticamente quelle poche ore, avendo da fare il concerto, volevo comunque trovare una maniera di, uno, rilassarmi un po' e di fare un giro per la città, quindi sono uscita per Shanghai, sembra questo tempo bruttino, il cielo grigio, che più o meno è normale, purtroppo lì. Mi sono fatta questa passeggiata molto corta perché avevo i tempi purtroppo serrati, un pranzo veloce, non in santa pace, ma sempre con altre persone. E poi sono arrivata in sala per fare la prova. Sono arrivata in sala vestita in maniera normale, faceva molto caldo e io ero in maniche di camicia, un paio di pantaloni e naturalmente senza trucco perché pensavo di farmi la prova comodamente e poi prepararmi con calma. Arrivata in sala scopro che i miei manager mi avevano organizzato uno shooting fotografico senza prendersi il disturbo di avvisarmi, naturalmente, durante la prova. Ora questo può stupire tantissimo. Ma come ti hanno organizzato uno shooting fotografico senza nemmeno avvisarti nel tempo in cui dovevi fare la prova? Sì, ebbene sì, e questo è un modo di fare, un modo di vedere il mondo molto diverso dal nostro, ovviamente, che è molto tipico di lì. Non dico che tutti i cinesi abbiano questa mentalità, per carità, tutte le differenze del mondo, c'è comunque una maniera di considerare l'individuo un po' diversa, come un agglomerato di capacità, di qualità e di abilità che possono essere disponibili in qualsiasi momento indifferentemente. Non funziona proprio così, però fatto sta che mi sono trovata il fotografo che mentre io cercavo di rendermi conto del pianoforte, della sala e di muovere comunque le mani perché non avevo ancora toccato una nota quel giorno e di lì a 2 ore c'era il concerto, armeggiava intorno a me con il flash, eccetera, eccetera. Quindi immaginatevi la situazione. Ovviamente gli ho chiesto la cortesia di fare una cosa rapida e di lasciarmi provare un po', ma comunque, insomma, non è stata una situazione ideale. Dopo la mia prova sarebbe arrivato l'accordatore e questo è il momento in cui ho girato, naturalmente assolutamente di straforo perché non avrei potuto farlo, questo video. Non so se mi potete credere, ma io tuttora, quando mi capita di rivedere questo video, provo le stesse identiche emozioni che ho provato quel pomeriggio. Questo è lui che sta cercando di sistemare lo strumento. Lo strumento era un bellissimo Steinway di gran coda. E questa è la sala ancora completamente buia. Intanto che io stavo lì semi nascosta tra le quinte, cercando di assorbire le emozioni di quel momento senza farmene travolgere. Non avevo assolutamente idea che poi questo video sarebbe diventato una fonte di emozione eterna per me, perché mi avrebbe ricordato in maniera fortissima tutto quello che ho provato in quel momento e che definisco in realtà qualcosa di bello e non di brutto, perché suonare alla fine ha più che mai a vedere con le emozioni. Noi suoniamo per come ci fa sentire, io suono perlomeno per come mi fa sentire suonare il mio strumento, per le emozioni che mi trasmette fare musica. Questo video mi riporta tutte le emozioni che ho provato in quel pomeriggio e che sono le stesse che poi alla fine prova ognuno di noi quando si ritrova lì a dover suonare. Il prima è certamente il momento, secondo me, più emozionante perché senti che sta arrivando su di te quel momento, vorresti avere la possibilità o di scappare oppure di entrare direttamente correndo sul palcoscenico. Ti prepari, ti vesti, ti metti le scarpe comode, magari scomode. C'è chi mangia il cioccolatino, chi mangia la banana, chi non riesce a mangiare niente. Il fatto sta che arriva l'ora del concerto e a quel punto non manca più niente. Sei già pronto o sei già pronta? Tutte le persone, se ci sono, che ti avevano accompagnato, si vanno a sedere nel pubblico. I tuoi manager, dopo averti dato un'occhiata, anche loro si vanno a sedere. Sai che si aspetteranno qualcosa. Le luci si abbassano e tu sei lì nel retropalco e aspetti e sai che tra poco entrerai e sei solo in questa attesa, sei splendidamente solo. Ora, cosa puoi fare però perché questa emozione di suonare, che di per sé è anche bella, non si trasformi nella paura di suonare in pubblico, che può essere la peggior cosa che ti possa capitare? In realtà la maniera per avere a che fare con queste sensazioni ed uscirne non solo vivi ma anche felici
Esiste, per fortuna esiste, altrimenti non faremmo tutti questo mestiere. Certo che esistono le maniere per sapere cosa fare con queste sensazioni. Volendo parlare un po' di questo, ma siccome il video sarebbe diventato lunghissimo, ho deciso di dividerlo in due parti. Per parlare delle soluzioni possibili, delle strategie possibili, ho registrato un secondo video che puoi trovare cliccando qua sotto nell'info box sul primo link, immediatamente sotto il video, e continuare a parlare insieme delle soluzioni possibili che esistono. In questo secondo video ti racconto semplicemente come sono riuscita io a trasformare la paura di suonare in pubblico in piacere di suonare in pubblico. Se vuoi conoscere quindi le strategie di cui parlo, clicca subito sul link qui sotto e riceverai immediatamente nella tua casella email il link per accedere al secondo video. Ci vediamo tra poco dall'altra parte, grazie per essere stato con me e alla prossima!